Siracusa, questa volta città nostra, sì. E diversamente dalla metà che abbiamo visto anni fa, e l'Avia soprattutto. Com'è stato questo impatto? Bellissimo, devo dire che io ho lavorato molto bene con Gabriele la prima volta, ci conoscevamo ovviamente da 40 anni perché io lo vidi in Avelier e feci il provino mio con Strehler sul palcoscenico d'Avelier. Al Piccolo Teatro di Milano, e dunque sono molto contenta di essere di nuovo qui a Siracusa con questo personaggio fantastico, inaugurato, diciamo, le madri âgées, perché Medea, diciamo, è più giovane di Clitennestra, e sono molto contenta perché è sempre un piacere, un onore essere qui, ripeto, facendo la tragedia per un attore, per un'attrice matura, come adesso io sono. La sensazione è proprio quella di guidare una Ferrari, cioè si capisce perché il teatro è nato e perché è nato in Grecia, insomma è molto, molto forte, molto bello. E l'Elettra, in questo caso, alla 52esima stagione, è un dramma di vendetta. Sì, esatto, di estrema vendetta. Questa Clitennestra è, diciamo, una donna sicuramente forte, una donna che afferma il suo diritto a scegliersi l'uomo che la soddisfa, si vendica chiaramente di Agamennone che ha ammazzato, sacrificato sua figlia Ifigenia, tornato anche come una schiava, insomma nell'Orestea quella di Eschilo, e dunque lei non si pente, cioè confessa a Elettra di avere, senza nessun problema, di aver ammazzato Agamennone, ma non si pente di questo diritto, perché è stato un diritto giusto come vendetta di questa figlia tanto amata e sacrificata. E poi chiaramente rispetto alla Clitennestra dell'Orestea di Eschilo, qui non c'è l'incontro diretto con Oreste. Oreste, tramite un inganno, il pedagogo racconta della morte di Oreste, e questa donna, comunque, dicevo che è forte, che è una donna che si vendica, una donna, però è anche una donna sofferente, perché lei non dorme mai, praticamente, perché vive in questo terrore del ritorno di sua figlia, che poi è quello che accadrà. Per cui lei ha sempre questa attesa di morire per mano di suo figlio, e quando le dicono ovviamente che suo figlio è morto, ci sono due sentimenti molto contrastanti, perché da una parte è felicissima perché si libera da questa paura finalmente, però è una madre, e per cui anzi è l'unico figlio maschio, e dunque stranamente è qualcosa di è una sventura questa salvezza che lei riceve. Per cui sono questi due, diciamo, questi due sentimenti molto, molto contrastanti, molto veri, molto umani. C'è anche in scena prevale il rosso, rosso sangue. In me no, c'è il viola. Viola? Insomma. No. Comunque c'è molto rosso. Nella scena, no, è ruggine. 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 Il rosso ce l'hanno le coriste, diciamo. No? Ma il mio è proprio viola, decisamente. Per cui decisamente. Un colore che comunque richiama anche questa tragedia. Beh, certo, assolutamente. Grazie. Prego.